Ciao ragazzi, in questa lezione andiamo a parlare un po' degli insiemi dello spazio n dimensionale, no? Quindi gli insiemi di R alla n. Con questa notazione x con 0 appartenente a R alla n, indicherò meglio un punto della forma x con 0,1, x con 0,2, x con 0,3, eccetera, eccetera, fino ad arrivare alla componente ennesima. Quindi con questa notazione sto indicando un punto dello spazio n dimensionale. Quindi ad esempio se scrivo x con 0 appartenente a R quadro, questo sta a indicare il generico punto x con 0 e mettiamo y con 0 appartenente a R quadro, no? Visto che nello spazio bidimensionale abbiamo le componenti xy con le quali indichiamo le coordinate dei punti. Ora, tornando a noi, diamo la definizione di intorno di x con 0 di raggio R. Quindi consideriamo un punto x con 0 appartenente allo spazio n dimensionale e poi un valore reale R maggiore di 0. L'intorno di x con 0 di raggio R è indicato con l'insieme BR di x con 0 formato da tutti i punti di x appartenenti a R alla n, quindi allo spazio n dimensionale, tale che il modulo di x meno x con 0, o meglio la norma di x meno x con 0, sia minore di R. Quindi, in poche parole, questo insieme che abbiamo disegnato qui, che ripeto è l'intorno, scriviamolo, questo è l'intorno di x con 0 di raggio R. Da chi è costituito? Da tutti i punti x che distano meno di R da x con 0. Questa è la distanza tra il punto x e il punto x con 0 e stiamo dicendo che questa distanza deve essere minore di R. E l'insieme invece BRR di x con 0 con un trattino sopra è detto intorno chiuso di x con 0 di raggio R, perché fondamentalmente è definito come l'insieme precedente, con la differenza che la disuguaglianza ha anche il segno di uguale. Quindi x con 0 minore o uguale di R. Quindi in questo caso l'intorno chiuso di raggio R di x con 0 è formato da tutti i punti x che distano da x con 0 un valore più piccolo o al più uguale a R. Detto ciò, facciamo già una prima osservazione. Allora, se n è uguale a 2, allora l'intorno di raggio R di x con 0 è un cerchio senza bordo. Perché? Perché BR di x con 0 altri non è che l'insieme dei punti xy appartenenti a R quadro, tali che x meno x con 0 al quadrato più y meno y con 0 al quadrato sia minore di R. E questa nel piano è una circonferenza. Infatti, se disegniamo, o meglio, scusate, è un cerchio, questo x, questo y, prendiamo il punto x con 0, y con 0. Questo è il cerchio, scusate, il cerchio senza circonferenza di raggio R centro x con 0, quindi è questo qui. Questo è raggio R e stiamo prendendo solo i punti interni, cioè la circonferenza è esclusa. Ovviamente se siamo invece in n uguale 3, BR di x con 0 è una sfera. Quindi
senza superficie. Perché BR di x con 0 viene a essere uguale all'insieme dei punti del tipo x, y e z appartenenti a R cubo, tali che x meno x con 0 al quadrato più y meno y con 0 al quadrato più z meno z0 al quadrato è minore di R. E quest'altro che non è che la sfera con superficie esclusa di centro x con 0, y 0, z0 e raggio R. Ok? Questo sempre dalla formula, no? Perché abbiamo x meno x con 0. Quindi vi faccio anche vedere un passaggio in più, no? Noi dobbiamo calcolare la norma di x meno x con 0 e dire che è minore di R. Questo sta a significare che dobbiamo fare il punto x, y, z meno x con 0, y, 0, z0, che è minore di r. E questo è x meno x con 0, y meno y, 0, z meno z0, eccetera, 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 che quindi va elevato al quadrato. E così via, ok? Perché è la norma del vettore. Detto ciò, questo qua forse lo mettiamo. E quindi questa è la sfera. Ora, dato un insieme A contenuto in R alla n, diciamo che x con 0 appartenente a R alla n è un punto interno ad A se esiste un intorno BR di x con 0 tutto contenuto in A. Ok? Mentre diciamo che x con 0 appartenente a R alla n è esterno ad A quando BR di x con 0, quindi l'intorno di raggio R centro x con 0, è interno al complementare di A. Dove il complementare di A in genere viene indicato con CA e quindi è tutto nel nostro caso R alla n a eccezione di A. Ok? Guardate, ve lo faccio anche vedere con un disegno. Supponiamo che questo è il nostro insieme A. L'insieme A è contenuto in R alla n, quindi il punto interno è un punto che ad esempio sta qua, perché vedete se questo è x con 0, allora esiste un intorno di x con 0 che è tutto contenuto in A. Un punto esterno invece è ad esempio questo qui, perché in questo caso l'intorno di tale punto è tutto contenuto nel complementare di A. Ossia è tutto contenuto in R alla n eccetto A, quindi tutto questo insieme qui che sto colorando, cioè tutto R alla n esclusione di A. Infine, diciamo che x con 0 appartenente a R alla n è punto di frontiera di A se non è né interno né esterno.
E quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il punto x con 0, in poche parole, sta tipo qua. Perché vedete, se io prendo questo punto, il suo intorno ha una parte che è interna ad A e una parte che invece è interna al suo complementare. E quindi non è né un punto interno né un punto esterno e viene definito di frontiera. Per quanto riguarda le notazioni insiemistiche, in genere indichiamo con A, con un pallino sopra, l'insieme dei punti interni. Insieme dei punti interni di A. Con DA indichiamo invece l'insieme dei punti di frontiera. Con est di A, lo suggerisce il nome, è l'insieme dei punti esterni, di A, e poi con A segnato indichiamo la chiusura di A, ossia la frontiera unita, la frontiera di A unita da A. E questa è la chiusura. In poche parole stiamo prendendo l'insieme A, gli stiamo aggiungendo il bordo, no? Ottenendo il bordo che sarebbe la frontiera, ottenendo così l'insieme chiuso. Ovviamente, vi lascio un'altra osservazione, si ha che l'insieme aperto è contenuto in A che è contenuto nella chiusura di A. Abbiamo questa relazione, no? Chiaramente l'insieme aperto è il più piccolo, poi c'è A e poi la chiusura di A. A questo punto, quando è che un insieme si dice aperto? Un insieme si dice aperto se ogni suo punto è un punto interno. Quindi A è aperto se ogni suo, vabbè, scriviamo direttamente, se ogni suo punto è interno. Ossia, l'insieme A deve essere uguale all'insieme dei punti interni. Diremo invece che A è chiuso se contiene la sua frontiera. Quindi stiamo dicendo che l'insieme A deve coincidere con la chiusura di A. Vediamo un'altra osservazione. E che cosa possiamo notare anche da questo disegno fatto prima? Che noi abbiamo detto che questo è l'insieme A, questo che ho colorato ora. Questa è la frontiera di A e poi tutto ciò che sta fuori è il complementare di A. Ma allora sia l'insieme A che il suo complementare condividono la medesima frontiera. Lo faccio vedere anche in un altro grafico. Facciamo finta che questo, tanto per fare una schematizzazione ovviamente, supponiamo che tutto questo sia R alla N. All'interno di R alla N abbiamo il nostro insieme A. Vuol dire che ciò che sta all'esterno e che coloriamo, questo è A, facciamo così, tutto questo è A. E poi all'esterno abbiamo il complementare di A, che coloro di arancione. Allora vedete che entrambi questi insiemi hanno la stessa frontiera, che è questa qui. E allora possiamo dire appunto che A e il suo complementare hanno la stessa frontiera.
ancora, altra cosa che possiamo dire è che A è aperto, chiaramente, se e solo se contiene un intorno di ogni suo punto. Così. Che vuol dire che A contiene un intorno di ogni suo punto? Che non deve contenere la sua frontiera, perché se questo qui è sempre il nostro insieme A, se A contenesse la frontiera, ma allora la frontiera è costituita da quei punti, tale che un intorno di tali punti è da una parte contenuto in A e da una parte contenuto nel suo complementare. E quindi da questo possiamo dire che A non contiene la sua frontiera. Ok, allo stesso modo possiamo dire che A è chiuso quando chiaramente il suo complementare è aperto. E perché? Perché se prendiamo l'insieme A e lo dotiamo di frontiere in maniera tale che A venga ad essere chiuso, allora il complementare non conterrà la frontiera, ma non contenendo la frontiera il complementare è un insieme aperto. Quindi A è chiuso quando il suo complementare è aperto. Ok? Facciamo qualche esempio. Allora, partiamo da casi particolari. Rn e l'insieme vuoto sono gli unici sottoinsiemi di R alla n che sono contemporaneamente aperti e chiusi. Sono aperti e chiusi contemporaneamente. E mi raccomando, come vi ho detto, sono gli unici sottoinsiemi di R alla n a godere di questa proprietà. Altro caso, consideriamo l'insieme A costituito da tutti i punti del piano, quindi tutti i punti xy appartenenti al R-quadro, R-quadro chiaramente è il piano, no? Perché è R per R, tali che x sia maggiore di 1. Quindi in questo caso che insieme stiamo considerando? E vabbè, se disegno il piano cartesiano, questo x, questo y, disegno la retta x uguale 1, è questa qui, e stiamo prendendo tutti i punti del piano per i quali la coordinata x è maggiore di 1, ossia stiamo prendendo tutti questi punti qua. Ora, che possiamo dire di questo insieme? Possiamo dire che sicuramente è un insieme aperto. Perché? Perché la frontiera è questa, è data dalla retta x uguale a 1 e A non la contiene. Quindi possiamo dire che A è aperto. Possiamo dire che la frontiera di A è data dalla retta x uguale 1. E il complementare di A invece chi è? Il complementare di A è formato da tutti questi punti del piano qua, tutti questi, frontiera compresa, il che vuol dire che è l'insieme dei punti del piano tali che la coordinata x è minore o uguale di 1. Ora mi raccomando, qui vedete ho messo il vettore sotto, il che vuol dire che in realtà questo x mi sta a indicare xy, questa invece è proprio la coordinata x perché non ha il simboletto sotto, cioè la tilde sotto, non il simbolo del vettore. Oh, mi sono confuso. Poi, terzo esempio,
Consideriamo l'insieme A, alzo un attimo la luminosità. Quindi, terzo esempio, consideriamo l'insieme A formato dai punti dello spazio, quindi i punti della forma XYZ, tali che x4 più y4 più z4 è minore di 1. Allora, questo insieme chi è? È la sfera di raggio 1 e centro l'origine, privata però della superficie. Quindi, se disegniamo una sfera che non è uscita, la rifacciamo. Ok, questa è la sfera, però privata della superficie, quindi questa immaginiamo sia la superficie della sfera. Noi stiamo prendendo solo ciò che sta dentro la sfera, quindi la superficie non la stiamo considerando perché il raggio è strettamente minore di 1. Non c'è il minore uguale, perché se ci fosse l'uguale, l'uguale mi starebbe andando a considerare anche proprio la superficie. Di tall'insieme che possiamo dire? Che innanzitutto è aperto. Infatti non contiene la sua frontiera e la frontiera da chi è data proprio dalla superficie, quindi x quadro più y quadro più z quadro uguale 1, no? Ovviamente avrei dovuto scrivere l'insieme dei punti del piano tale che x quadro più y quadro uguale 1. Però per non far uscire anche il video di 7 ore, vabbè, accorciamo un po', molte cose le dico a voce, no? E la chiusura di A invece da chi è data? Abbiamo detto che è data da A più il complementare di A, e quindi chi è? È la sfera compresa la sua superficie. Quindi è uguale alla sfera compresa, sfera, tra parentesi, superficie compresa. Consideriamo ancora un altro esempio. Prendiamo l'insieme A formato da tutti i punti del piano, tali che x meno x con 0 al quadrato più y meno y con 0 al quadrato è strettamente minore di 3 e strettamente maggiore di 1. Allora, chi è questo insieme qui? Facciamo sempre il disegno. Dove possiamo, anzi, questo me lo sposto un po' più in qua. Questo è y. Allora prendiamo il generico punto x con 0, y con 0, ok, e x meno x con 0 al quadrato più y meno y con 0 al quadrato minore di 3. Mi va a identificare il cerchio privato della circonferenza di raggio radical 3 e centro x con 0, y con 0. Mentre stessa cosa se mettiamo l'uguale, il maggiore di 1 è tutto ciò che è esterno al cerchio di raggio 1 e centro x con 0, y con 0. In poche parole, questa cosa qui mi sta dicendo di considerare tutto ciò che sta al di fuori della circonferenza di raggio 1, ma è interno alla circonferenza di radical 3. Quindi questo è 1, quest'altro raggio qua è radical 3 e il nostro insieme è questo qua. Ok? Anche qui si vede che A è aperto. Anzi, facciamo così, facciamo il caso un po' più interessante. Mettiamo qua maggiore o uguale di 1, così inglobiamo anche la circonferenza piccola, ok? E perché è più interessante? Perché in questo modo possiamo vedere un caso di insieme che non è né aperto
né chiuso né aperto né chiuso. Perché l'insieme non è né aperto né chiuso? Perché l'insieme aperto in questo caso chi è? È l'insieme degli xy appartenenti a R quadro costituito dai soli punti interni. Quindi x meno x con 0 al quadrato più y meno y con 0 al quadrato minore di 3 e strettamente maggiore di 1. La chiusura da chi è data? È data ovviamente dallo stesso insieme, dove però c'è il simbolo di uguaglianza vicino a entrambe le disequazioni, perché dobbiamo includere le due circonferenze. E la frontiera di A invece in questo caso da chi è data? La frontiera è data da questa circonferenza che appartiene all'insieme, ma anche da quest'altra che non appartiene all'insieme. Quindi abbiamo l'insieme dei punti xy appartenente a R quadro, tale che x meno x con 0 al quadrato più y meno y con 0 al quadrato sia uguale a 1, a cui però dobbiamo aggiungere questo, ops, già stava giusto, questo lo cancello un attimo, dicevo a cui dobbiamo aggiungere la circonferenza grande, quindi x meno l'insieme dei punti xy appartenenti a R quadro, tali che x meno x con 0 al quadrato più y meno y con 0 al quadrato è uguale a 3. Quindi la circonferenza di raggio radica al 3. Ecco, così abbiamo visto un po' tutte le casistiche, no? Abbiamo visto un insieme che non è né aperto né chiuso. Vabbè, non abbiamo visto un insieme chiuso. L'insieme chiuso basta che mettiamo un uguale qui. L'insieme si trasforma in chiuso perché la frontiera appartiene all'insieme e quindi l'insieme viene a coincidere con la sua chiusura. Veniamo ai punti di accumulazione, un altro concetto importantissimo che serve anche per i limiti, che serve soprattutto per i limiti ai nostri scopi, no? Perché se vi ricordate dei corsi di analisi 1, i limiti possono essere fatti solo per x che tende a quello che è un punto di accumulazione. La stessa cosa si ha anche in R quadro, che si può fare il limite solo per l'input che tende a un punto che sia un punto di accumulazione, no? Facendo un po' riferimento all'altra lezione. Quindi x con 0 appartenente a R alla n si dice punto di accumulazione di A se ogni suo intorno contiene punti di A diversi da x con 0. Ok? Quindi sempre per fare un disegno, abbiamo il solito R alla n, all'interno di R alla n inseriamo l'insieme A chiaramente costituito da infiniti punti. Stiamo dicendo che un punto di accumulazione deve essere fatto in maniera, quindi un punto di accumulazione x con 0 deve essere fatto in maniera tale che un suo intorno contenga altri punti, qualunque suo intorno, quindi preso di qualunque dimensione, contenga altri punti oltre x con 0 stesso. Scritto in maniera rigorosa possiamo dire che per ogni r maggiore di 0, no? Quindi r può essere scelto arbitrariamente, comunque piccolo, ecco, per ogni r maggiore di 0, l'intorno di x con 0 di raggio R privato del punto x con 0 stesso e intersecato con l'insieme A è diverso dall'insieme vuoto.
Quindi che stiamo dicendo? Che prendiamo l'intorno di x con 0, gli togliamo il punto, quindi lasciamo che ci siano solo tutti questi altri punti. Chiaramente l'intersezione di questo insieme rosso con A è non vuoto perché l'intorno privato del punto x con 0 contiene altri elementi di A. Viceversa, possiamo dire che x con 0 appartenente a R alla n si dice punto isolato di A se esiste un intorno di R di x con 0 che non contiene punti di A oltre a x con 0. Quindi stiamo dicendo che esiste, che il punto è isolato se esiste un valore di R maggiore di 0, tale che questo intorno intersecato con A dia soltanto x con 0. Quindi non esistono altri punti di A in questo intorno se non x con 0. Ok? Quindi abbiamo dato la definizione di punto di accumulazione e di punto isolato. E facciamo qualche osservazione prima di fare un esempio. Quindi, osservazione. Un punto interno ad A è un punto di accumulazione di A. Perché? Perché abbiamo detto che i punti interni sono quei punti tali che ogni loro intorno è tutto contenuto in A e quindi è chiaro che questo intorno contiene altri elementi di A oltre x con 0 stesso. No, chiamando sempre il punto x con 0. Questo è A, questo è il punto x con 0, questo è l'intorno che è tutto contenuto in A e chiaramente questo intorno contiene tanti punti di A oltre x con 0 stesso. Un punto esterno di A invece non può chiaramente essere un punto di accumulazione di A perché il suo intorno, un punto esterno di A, scriviamolo prima, non può essere punto di accumulazione di A. Perché? Perché se il punto esterno vuol dire che tutto l'intorno è esterno ad A e quindi non esistono punti di questo, all'interno di questo intorno che appartengono ad A, quindi non può essere un punto di accumulazione. E, un punto di frontiera, un punto di frontiera può essere punto di accumulazione di A o punto isolato. Dipende come è posizionata questa frontiera rispetto a tutto l'insieme A, no? Poi lo vedremo bene come un esercizio. Mentre un punto isolato è necessariamente di frontiera. Vediamo con un esempio di chiarire questi concetti. Consideriamo, quindi facciamo esempio. Allora, consideriamo l'insieme A formato dai punti del piano tali che x quadro più y quadro sia minore o uguale di 1, unito
all'insieme dei punti del piano, tali che x meno 3 al quadrato più y meno 3 al quadrato sia minore o uguale di 0. Allora, facciamo un disegno di questo insieme A. Questo è y, questo è x. Allora, A innanzitutto lo possiamo vedere come la somma, come l'unione dell'insieme A1 unito all'insieme A2, no? Per semplicità, perché abbiamo questo insieme unito a quest'altro insieme qui. Ora, A1 è dato da x quadro più y quadro minore o uguale di 1, quindi è il cerchio di centro, l'origine e raggio 1. Intanto non funziona. Quindi ce l'abbiamo qua, eccolo qui, il raggio è 1 e la frontiera è compresa, no? Perché vedete c'è il minore uguale, quindi la circonferenza appartiene a questo insieme. Poi abbiamo lui, A2. Questi sono due quadrati, la somma di due quadrati non sarà mai minore di 0. Ma è uguale a 0 quando qui otteniamo 0 e 0, ossia quando x uguale a 3 e y uguale a 3, ossia otteniamo il punto 3, 3. Quindi anche questo punto che sta qui è un punto di A. Ma allora si vede che i punti di accumulazione, cioè da quello che abbiamo detto, i punti di accumulazione chi sono? Sono dati dai punti definiti da x quadro più y quadro minore di 1, perché abbiamo detto che tutti questi punti interni sono dei punti di accumulazione, questi punti interni. Poi abbiamo la frontiera, x quadro più y quadro uguale 1, che sono punti di frontiera, perché rappresentano la circonferenza, anche questi sono punti di accumulazione, no? Per quello che abbiamo detto. E poi che cosa abbiamo? Abbiamo questo punto qui, il cui intorno non è contenuto in A, esso c'è contenuto, ma l'intorno no, e quindi è un punto isolato. E infatti è un punto di frontiera. Poi 3, 3 è un punto di frontiera ed è un punto isolato. E questo era un altro esempio che potrebbe aver chiarito un po' la situazione, spero. Veniamo ora al concetto di insieme limitato. L'insieme A, vabbè, scriviamo, un insieme A si dice limitato se esiste un numero reale r maggiore di 0, tale che, tra parentesi ve l'ho detto, appartenente a r, quindi un numero reale maggiore di 0, tale che la norma di x è minore o uguale a r per ogni x appartenente ad A. Quindi questa è la definizione di insieme limitato, che spiegato in termini spiccioli, che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che x quadro più, facciamo così, x1 al quadrato più x2 al quadrato più ta 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 più xn al quadrato deve essere minore o uguale di r al quadrato. E quindi questa è una palla, magari nello spazio n-dimensionale,
però comunque una palla, quindi centrata nell'origine, quindi stiamo dicendo che il nostro insieme è limitato se esiste una palla di centro all'origine che è in grado di contenerla. Ad esempio, se scriviamo, che so, x meno x con 0 al quadrato più y meno y con 0 al quadrato minore di 9. Questo è chiaramente l'insieme limitato perché indipendentemente da dove si trovi il punto x con 0, y con 0, questo è sempre un esempio, indipendentemente da dove si trovi il punto di coordinate x con 0, y con 0, questa è una... un attimo solo che lo voglio fare colorato, questo è un cerchio con bordo escluso perché non c'è il minore uguale, non so che cosa mi abbia disegnato. Questo è un cerchio di raggio 3. Ma allora sicuramente esiste la sfera di raggio 3 che me lo contiene. Ma non è uscita una sfera perché chiaramente so cosa mi scoccia, però eccolo qua. Vedete? Esiste la sfera di centro l'origine, mo dovrei farlo più grande, però ecco, mi si scompiglia tutto. Però vedete? Che poi non è una sfera, è un cerchio, però ecco, esiste la palla di centro l'origine che lo contiene. E questo qui sarebbe il raggio di questa palla, no? O meglio, è il raggio di questa palla. E quindi l'insieme che abbiamo scritto qui è un insieme limitato. Questa viene indicata con BR di 0, cioè è la palla di raggio R e centro l'origine. Dico palla sempre perché siamo nello spazio n-dimensionale, quindi se siamo nel piano con palla intendo cerchio, se siamo nello spazio tridimensionale la palla è la sfera, nello spazio n-dimensionale chiaramente la chiamiamo palla n-dimensionale, tutto qua, perciò dico palla. Poi, altra definizione è quella di insieme compatto. Questa è utile quando studieremo i massimi e minimi con il teorema di Weierstrass di una funzione, no? Quindi, un insieme si dice, un insieme A si dice compatto se è chiuso e limitato. Quindi un insieme chiuso e limitato si dice compatto. Ora vi scrivo anche un'osservazione che ogni insieme limitato ha per chiusura un compatto. E ci sta, no? Perché se io prendo ad esempio il caso di prima, questo è un insieme limitato, lo chiudo aggiungendo la frontiera, il nuovo insieme è chiuso e limitato e quindi è un compatto. Un insieme, diamo ora la definizione di insieme convesso. Tutta sta roba è un po' noiosa, però poi serve negli esercizi, cioè conoscerla fa bene. Un insieme si dice convesso se il segmento che unisce due punti qualsiasi dell'insieme è totalmente contenuto in esso. Ok? Quindi questo ad esempio è un insieme convesso, no, perché ci ho fatto una curva purtroppo, senza volerlo. Ok, questo è un insieme convesso, perché? Perché come prendo due punti,
Il segmento che unisce questi due punti è tutto contenuto nell'insieme stesso. Posso prendere questi due, posso prendere un punto qua e un punto qua. Come li prendo? Prendo il segmento che li unisce, è sempre tutto contenuto nell'insieme, quindi questo è un insieme convesso. Mentre un insieme a contenuto in R alla N si dice connesso per archi, o meglio, si dice connesso, connesso per archi, se ogni coppia di punti di A può essere unita, congiunta, da una poligonale tutta contenuta in A. Quindi, ad esempio, se prendiamo un insieme fatto, che so, in questo modo, ok? Questo è il nostro insieme, questo qui. Questo è un insieme convesso. Perché se prendiamo due qualsiasi punti di questo insieme, la poligonale che li unisce è tutta contenuta in A. Chiaramente una poligonale può avere anche più segmenti, ora ne ho fatti due, però il concetto è lo stesso. E facciamo un esempio che non sia né convesso né connesso. Qua ho scritto convesso, ma intendevo connesso. Facciamo così, questo è x, questo è y, disegniamo un'iperbole più o meno equilatera, diciamo che il nostro insieme è tutto questo qua, questo diciamo che è tutto il nostro insieme, sia di qua chiaramente che di qua, e questo non è connesso perché se prendiamo due punti, non riusciamo, cioè il segmento che li congiunge non è tutto contenuto in A, né tantomeno possiamo farlo con una poligonale. Quindi questo non convesso e non connesso. Poi un altro esempio importante è quello degli insiemi semplicemente connessi, ma di questi abbiamo già parlato nella lezione riguardante i campi vettoriali, quindi evito di riparlarne qua, ma per chi volesse vedere che cos'è un insieme semplicemente connesso può andare a rivedere quei video lì. Ok? Va bene, questo è tutto quello che ritengo opportuno dirvi sugli insiemi per poi andare avanti con le altre lezioni. Se qualcosa non è chiaro, scrivetemi o qui su YouTube o su Instagram. Poi caricherò comunque altri video in cui facciamo un po' di esercizi sugli insiemi. Va bene? Ciao ragazzi, alla prossima!